una ventina di palloncini colorati, alcuni rosa, alcuni azzurri e un numero 553. Anche questo, come gli altri, liberati in alto nel cielo sopra l'ospedale Cosme e Damiano di Pescia, a rappresentare nuovi nati nel corso dell'anno forse più triste e cupo dal dopoguerra a causa dell'emergenza sanitaria. Un 2020 che non è stato solo un bollettino giornaliero di contagi e di decessi, ma anche una costante e ostinata voglia di andare avanti, nonostante tutto. 553 sono stati infatti le bambine e i bambini nati nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Pesciatino. All'ingresso del nosocomio anche tanti piccoli Pinocchio, con il nome di ciascun bambino nato. Abbiamo scelto il 19 marzo proprio per unire appunto questi due aspetti e per unire anche all'importanza. Abbiamo un legame con il nostro territorio, è fortemente sentito, come il territorio sente molto il presidio ospedaliero di Pescia come suo, lo stesso tempo il presidio ospedaliero di Pescia si sente fortemente appartenente al proprio territorio e quindi a quella che è Collodi e a quella che è la fiaba di Pinocchio. Un segnale forte di speranza che le ostetriche, le infermiere, i medici e la direzione sanitaria hanno voluto dare nel giorno della festa del babbo, questi ultimi tra i più penalizzati a causa del Covid e dei relativi distanziamenti, in un momento che invece avrebbe dovuto essere di gioia e di condivisione. Anche noi nel nostro piccolo abbiamo subito la presenza di questo virus, con delle restrizioni che hanno interessato gli operatori, ma hanno interessato soprattutto i papà, dove per un periodo hanno dovuto avere delle limitazioni e tra queste limitazioni appunto la chiusura doverosa del passo. Per noi ogni evento nascita, ogni momento della nascita si rinnova sempre il miracolo della vita, quindi non c'è mai nulla che ci resta di una sola nascita, ma rinnoviamo ogni giorno per ogni nascita e quindi per 553 parti che ci sono stati nel 2020 il nostro miracolo. È la forza che oltre a tutto c'è sempre la nascita, la vita e il nostro futuro, che sono i nostri neonati.